Una volta aver fatto tutta la rosa montata, io monto le foglie con lo stesso identico metodo e stessi giri della rosa, dei petali grandi però, in modo che vengano nello stesso modo. E poi manca il calice della rosa. Adesso lo andiamo a fare insieme, il calice della rosa. Uso sempre l'uncinetto dell'1. Io ricopro il gambo della rosa con queste che compro dalla fiorista. Non mi viene mai il nome, troppo. Perché? In modo che vada a coprire proprio l'attaccatura dei petali, in modo che non si veda proprio più il fil di ferro sotto. E poi comunque fa meno male anche dove magari c'è rimasto del fil di ferro più corti, o se si vogliono poi fare tutti i lunghi uguali, ognuno può fare il pezzo di ferro come vuole. Però facendo così qui non si vede più l'attacco del cotone col fil di ferro, e poi si fa il calice. Cercare di fare un calice in modo che entri nel fil di ferro, però. Per il calice io faccio 8 catenelle. Cinque, sei, sette e otto. Chiudo a cerchio. Poi faccio 1, 2, 3 catenelle e poi 12 maglie alte. Cioè 11 maglie alte, perché una ce l'abbiamo già. Nello stesso tempo cerco di nascondere il filo d'inizio in modo di poi tagliarlo e non si vede. 3. Una volta aver fatto le 12 maglie alte, chiudo a cerchio maglie alte, entro nella seconda e faccio un aumento. 1, 2, 3, fino ad avere un totale di 18 maglie alte. Allora, una volta aver fatto le 18 maglie, io faccio una maglia bassissima, 8 catenelle, ne salto 2, una maglia bassa, 8 catenelle, ne salto 2 e una maglia bassa, e lo faccio per tutto il giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e poi entro tra la catenella e la maglia bassa che avevo fatto e chiudo così. Mi sposto nella catenella facendo così e poi faccio delle maglie basse, mezze maglie alte. Carico il filo, 2. Tre, quattro, cinque, sei, uno, due, tre, rientro così,
prendo il filo, chiudo e poi continuo con 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi mi sposto di qua e faccio la stessa identica cosa che ho fatto di là, 6, 3 catenelle, rientro e poi altre 6 e lo faccio per tutto il giro. Una volta finito è così, prendiamo la nostra rosa, pian pianino la facciamo passare fino a portarla ben su. Così. Gli abbiamo messo il suo bel calice. Adesso sta a decidere se vogliamo montargli le foglie o no. Se gli vogliamo montare le foglie, le attacchiamo usando questa, non so come, non mi ricordo mai come si chiama quella da fiorista. Questa. Ma le foglie io le faccio di solito nella stessa grandezza degli ultimi petali della rosa. Una volta aperta la rosa, si presenta così. Poi ognuno la può modellare un po' come vuole, perché essendoci in ogni petalo il fil di ferro la può modellare proprio come vuole. E adesso io faccio fatica a farvela vedere bene. Vi faccio vedere un altro modo di come creo io la rosa. La creo usando 6 petali fatti così. E questi io faccio 6 catenelle. E una 6, chiudo a cerchio, catenelle, entro nel foro, io nascondo già il filo. Una maglia alta, una, 2 catenelle, entro nel foro, una, 2 catenelle e faccio in modo di avere in poche parole 10 maglie alte, 9 maglie alte e questa mi fa la decima. Chiudo a cerchio nella terza catenella. Mi sposto nel buchino con una maglia bassissima e adesso faccio 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia alta, una, 2 catenelle e mi sposto nel foro dove c'erano le catenelle prima e faccio ancora 2 maglie alte. Faccio così per tutto il giro. 1, 2. Una volta finito, col filo di ferro, mi allaccio, entro nella maglia alta, vado a prendere il filo, chiudo,
Dove ci sono le catenelle farò due punti, uno, meno due, entro nella, sempre nella maglia, vado a prendere il filo e chiudo. E lo faccio per tutto il giro. Devo fare 6 petali identici per grandezza e tutto. Ne servono 6 in totale. Quando sono arrivata alla fine del giro, faccio la catenella, taglio il filo e tiro bene. Poi metto a posto il petalo in modo che si apra bene. Sistemo anche un po' il filo metallico perché così. Deve avere 6 petali uguali. Dopo prendo un tulle, lo taglio, ne prendo un quarto. Ho preso un cabochon perché non ho confetti. E piego in modo che il confetto, cioè il coffetto rimanga all'interno del tulle. Prendo uno dei 6 petali e glielo inserisco nel petalo in questo modo. Faccio in modo che tutto il tulle stia all'interno del petalo in questo modo, così pian pianino con un po' di pazienza ci sta. Se non si voglia mettere dentro il confetto nel tulle ci potrebbe essere messo anche e i profumi, quelli a pallina, piccolini, che sono tante palline, in modo che la rosa profumi, così, poi con un po' di pazienza io piego la punta in modo che si blocchi il tutto e non esca più. In questo modo non esce. Poi prendo gli altri 6 petali, li piego, 5 petali, li piego leggermente e inizio ad assemblare la rosa. Intorno a quello centrale, li piego un attimo tutti. Le assemblo così, questo faccio in modo che non si veda, ma poi pian pianino lo mettiamo a posto. Se non riesco con le dita perché comunque interno lo mando interno giù così. Poi con un po' di pazienza stringo bene in modo che tutti i petali rimangano fissi. Prendo una pinza. Prima taglio, vabbè, i fili in eccesso. Una volta che ho tagliato tutti i fili in eccesso, prendo una pinza e faccio girare un po' i fili di ferro. In modo che si blocchino tutti i petali insieme. Poi la lunghezza della rosa può essere variata, ma basta fare i fili di ferro un po' più lunghi e viene il gambo un po' più lungo. Io adesso l'ho fatto molto corto, vedete, si è chiusa. Adesso con calma, pian pianino, la facciamo aprire.
e mettiamo a posto i petali come ci piacciono. Anche perché se la teniamo molto chiusa, così, la rosellina. Così, io poi ne tiro un pochino, perché così non sono così arrotondati, schiacciati. Poi li piego verso al basso, leggermente. E questa è una piccola rosellina. Che fatte così con dentro il confetto potrebbe essere una bomboniera. Anche perché basta farne 3, 5, numero dispari, perché i confetti vanno sempre in numero dispari. Potrebbe essere un'idea carina per una bomboniera. Nel canale troverete anche il tutorial di questa rosa, che in questa rosa vi spiego anche come si fa il calice, che va bene anche per questa. Lo stesso calice lo si può mettere su questa e anche le foglie. Vi ringrazio tutti e alla prossima. Ciao ragazzi e ragazze, ringrazio tutti i nuovi iscritti che ci sono stati nel mio canale e sto cercando di creare anche cosa all'uncinetto. Spero che vi piacciono i primi, cioè uno dei primi tutorial sono queste due rose. E vedremo poi se vi piacciono o non vi piacciono, se farne altri o no. Io ringrazio tutti, mi scuso se non sono fatti molto bene, ma sono una principiante per i tutorial. Anche se l'uncinetto lo faccio ormai da più di 30 anni. Ciao e grazie a tutti.